Composter, the new artistic work of Marco Guglielmi Re Mortal. It's a set of six works, not merely sculptures, but creatures. Composter implements the decomposition of both organic and mechanical matter, showing at the same time the obsolescence of materials and the obsolescence of minds, ideas, and cultures. Old computers and proto-industrial machines joins the brand new computers in the same destiny, the inevitability of decline and oblivion. All man operas have a destiny of oblivion, instead, the power of nature. Composter. Composter, number one. Our time spent in front of computer. Creature name. Decomposter. Composter, number two. All our credo will change. Creature name. Calcoli improbabili. Calcoli improbabili. 1 più 3. Uguale. Mucca. Radice quadrata. 18,5. Uguale. Batteria. 8. Per. Occhio. Uguale. Cipolla. Mattone. Più. Zappa. Meno. 5. Uguale. Lampadina. 15. Diviso. Cane. Uguale. Altro cane. Valvola alla terza. Per. Cervello. Più. 1, mano. Uguale. Patatina fritta. 185. Meno. Cucchiaio. Più. Martello. Diviso. Occhiale. Uguale. Pidocchio. 11. Per. Sasso. Uguale. Con l'attaccatutto. Salsiccia. Per. 14. Uguale. 5 euro. Tempo. Più. Chitarra. Per. Stivale rotto. Me. Più. Te. Uguale. Beh. Oh. Bebè. 3. Per. 3. Uguale. Ignoto. Composter, number 3. Who think about resolve problems by wars ahead of chicken. Creature name. Death calculator. Yeah.
Combustor, number 4. Our life has a money predictable factor. Creature name. Longevity calculator. Combustor, number 5. In the name of God. Money. Creature name. Bankirotat. Combustor, number 6. Social trend, meat exposed. Creature name. Likes calculator. Thank you.
Composter. The new artistic work of Marco Guglielmi Re Mortal. Il muro, il punto di vista, POV. La natura ci presenta dei modelli di riproduzione e tende sempre ad andare o verso l'alto o verso il basso, tendenzialmente comunque verso l'alto, lo vediamo perché. Gli alberi, le piante, dalla terra vanno verso il cielo, ma le stesse montagne, nella pianura, vanno verso il cielo. Troviamo Silia Bissima. Evidentemente la natura tende a spingere verso l'alto. L'uomo è parte della natura. Quindi l'uomo, di conseguenza, non può che fare la stessa cosa. Le sue opere, prevalentemente dal basso, vanno sempre verso l'alto. Quindi ne consegue che una delle opere più viste, più comuni dell'essere umano, quella di fare dei muri. Fa muri. Muri che contengono uomini, le case. Muri che contengono uomini, i confini.
dal basso verso l'alto. Il muro è l'opera dell'uomo, ma è l'opera della natura, perché l'uomo fa parte della natura. Quindi questo muro che sto facendo adesso, che sto realizzando ora, è la natura stessa che lo sta facendo. È come se ci fosse stato un seme. Qui il seme è l'immaginazione, è la fantasia, è il concetto, il seme. Però poi l'ho piantato e questo è il risultato. POV, point of view, è un'operazione soggettiva. Ognuno ha un campo visivo, ognuno ha un'interpretazione della realtà che è diversa per tutti noi, per fortuna. La nostra diversità ci rende speciali e anche il modo di vedere le cose ci rende speciali. Un architetto quando vede un muro, vede proprio un muro, ci vede una casa, ci vede un muro di contenimento, ci vede una città. Un fotografo quando vede un muro trova una parete dove fa riflettere la luce, trova una parete dove fa appoggiare il modello, la modella, o semplicemente lo guarda con attenzione e ci scorge delle cose che nella maggior parte dei casi passano inosservate. L'occhio del fotografo è un occhio molto attento, vede nel piccolo e vede nel grande. È un po' un occhio molto analitico. Quando vedo un muro ci vedo un mondo. Sono stato ispirato su questo concetto da un artista fotografo, Sergio Silvestrini, ed è un fotografo eccezionale. Per gran parte della sua vita ha fotografato muri e in questi muri ci ha trovato il mondo, appunto. È riuscito a fare un parallelismo tra la sua visione del muro e opere di grandi artisti. È riuscito a fare questa trasposizione. I suoi lavori, le sue fotografie sembrano quadri di arte contemporanea, eppure sono solo fotografie di dettaglio del muro, dettagli. Quindi POV, il punto di vista del muro, è il muro con delle lenti. Applicherò una lente per lato di questo muro e da ogni lato da ogni lato sarà possibile muovere queste lenti per avere una visione del dettaglio del muro, le sue parti sconnesse, le sue parti in rilievo e i colori, i diversi colori che ci saranno su questo muro. E ognuno di noi così avrà la possibilità di vedere un po' come ha visto Sergio, un po' come ho visto io attraverso i suoi occhi, vedere in un muro il mondo. C'è chi dice che
nel piccolo c'è il grande. Infatti se osservi attraverso un microscopio scopri delle cose incredibili, un mondo di geometrie, un infinito numero di vite, delle geometrie aliene trovi nel piccolo, aliene perché non siamo abituati ad averle sotto gli occhi in continuazione, quindi non siamo abituati a vedere certe geometrie. Eppure quando noi artisti tentiamo di fare geometrie astratte, spesso la natura le ha già fatte, sono nel piccolo. E con l'aiuto della lente riusciremo a vedere questo mondo celato. Il mondo soggettivo. Ognuno di noi ci vedrà qualcosa. E quindi il muro diventa un muro magico, diventa una porta, stranamente. Non è più un muro, non è più una barriera. È una porta verso l'infinito. L'infinito di immagini che possiamo trovare osservandolo attraverso una lente.
I love that you feel the reverberance of it, so it has an impact with you. Absolutely. And I could only imagine this in the Himalayas when they paint it. Yeah. Amazing. I think it's lovely. It's common. Absolutely. It's very common. You could just say, I'll be back. I like it. I like it very much. I like it. With all the other noise, though, it's difficult to... Yes. You have to imagine that in an empty quiet room house. In your cat. Exactly. 3 o'clock in the morning. Thank you very much. Do you like it? Do you feel the vibration? Yeah? Thank you. What do you think? Vibrant. How it makes you feel? Relief, makes you release that energy. I feel really soothed, calm. That's nice, the vibration went through me, I feel it in my heart. Oh, that's amazing. It's fun, I like it. What do you feel? A little bit calmer. Super fun, I like it. It's like a big symbol, like a lot. Absolutely. What it makes you feel? I can feel the vibration. I mean, you can feel it. You can feel the energy from it. It's awesome. I think it's good, yeah. Well, how do you feel? Yeah, it's like vibrating and you're getting into that vibration and it's like all together. It's you and this. It's cool. It's definitely different and yeah, it's a sensory experience and very tactile. What is the feeling that this gives you when you play it? Calm, serene, serenity, reflective. You know, like I said, it's just very powerful. And I can just hear, as an audio engineer, I can just hear the layers of the low frequencies just adding in harmonies, adding on top of each other. It sounds like a soundtrack to like a really intense movie. So, really cool. Very cool. What do you think? So what are your impressions? You feel like the vibrating, it's like soothing and calming, and it's
like you feel it like in your heart. I feel it like going like through my chest. Aww, that's amazing. Thank you.